amici e benvenuti sul canale. Come vedete, eccomi qua con i capelli nuovi. Vi piacciono? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Se mi seguite su Instagram sapete già appunto che mi sono tagliata i capelli e li ho anche tinti. E se non mi seguite su Instagram non so cosa state facendo nella vostra vita. Fatelo subito. Dopo un botto di tempo ritorno di nuovo a fare le chat più assurde su WhatsApp. E forse ci sarà anche qualcuna su Facebook. Devo vedere. Andiamo subito a vedere le nostre chat assurdissime come al solito. E voi non dimenticatevi di lasciare mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se siete nuovi. Detto questo, iniziamo. La prima chat è una fra madre e figlia, quindi iniziamo bene. Poi vado al cinema. A vedere cosa? Dice la mamma. 2:22. Non ti ho chiesto a che ora, ma il titolo del film. 2:22. Ma perché vai al cinema così tardi? Mamma, al cinema ci vado alle 22:30 a vedere il film 2:22. E cosa fai in quelle 4 ore al cinema mentre aspetti l'inizio del film? Che cosa fai? Quante volte bisogna dirglielo che lei capisca che in realtà 2:22 sia il film e non l'orario? Oh mio Dio, cosa? Sono incinta, mi dispiace, ma chi sei? Che cute! Sei soltanto un numero a random a cui ho scritto. Dovevo fare pratica nel dirlo alle persone. Ok, allora. Buona fortuna! Adoro. Non so quanto questa cosa sia in realtà d'aiuto, perché alla fine dirlo a uno sconosciuto a cui non gliene frega niente è un conto. Però dirlo ai tuoi genitori, che letteralmente ti scuoieranno vivo, è un altro paio di maniche. Ciao Alessia, è un piacere fare la tua conoscenza. Io sono Francesco. Tu come ti chiami? What? Sono confusa. Ve lo giuro, in questo momento mi sento super confusa, ragazzi. Ciao, ti ricordi di me? Alla cena di ieri ero seduta a due posti alla tua destra. Ciao, certo che mi ricordo. Una ragazza come te non passa di certo inosservata. Grazie. Una domanda, ma era il tuo il cellulare che mi hanno passato per farmi vedere quel video in cui suonavi la chitarra? Sì, perché? Ti è piaciuto il video? Sì, un sacco, infatti appena l'ho visto ho detto io devo avere il suo cellulare. È la prima volta che una ragazza mi chiede il numero di cellulare. E qui i suoi sogni stanno letteralmente per frantumarsi in 100.000 pezzi. No, non hai capito, intendo dire che voglio anch'io il tuo cellulare Wiko. Volevo sapere il modello. Ah, poverino, se fossi in lui non glielo direi il modello del mio cellulare, così gliela farei pagare. Va bene, aiuto. Devi sapere che io adoro lo shopping, devi sapere che io non posso permettermi nemmeno il caffè la mattina. Sono io, il mio motto di vita. 10 minuti e faccio l'anniversario. Minchia, grande socio, auguri. E quanto fate di anniversario? Forse ci stiamo lasciando. E questo è successo tipo 5 minuti dopo che avrebbero dovuto fare l'anniversario. Ma mi spiegate come hanno fatto in 5 minuti a passare da sì, dobbiamo festeggiare il nostro anniversario a ci stiamo per lasciare. What? Ho visto il mio ex ubriaco per strada. Non lo vedo da quando l'ho mollato 2 anni fa. Starà ancora festeggiando. When you are, amici, top. Ti racconto una cosa. Sono innamorato di una ragazza che però è lesbica ed è innamorata della mia migliore amica, la quale ieri mi ha confessato di essere innamorata di me. Questo è un bel casino, ma uno di quei casini che non ci riusciresti ad uscire manco pensandoci 10 volte. Come fai con questo casino? Ti piace questa ragazza però è lesbica, non ti cagherebbe manco morto, che però è innamorato della tua migliore amica e la tua migliore amica ti ha appena confessato che è innamorato di te, però tu non la vuoi cioè come fai in questi casi? Ciao Jocelyn, io sono Filippo, tu come ti chiami? A quanto pare questa pick up line è molto frequente. Io pensavo che fosse soltanto l'altro ragazzo ad essere strano, invece a quanto pare viene usata parecchio. Vediamo se ci becchi qualcosa con questa frase. Ciao Filippo, io sono Jocelyn, tu come ti chiami? Adoro. Continueranno la conversazione tutto il tempo così, cioè. Cosa faresti se fossimo soli in una stanza?
uscirei. Sei bello come Cristiano Ronaldo nella Juve, per un interista. Grazie, grazie, non tutti mi possono avere. Mi sa che non ha capito bene il paragone. Mi sa proprio di no. Qua abbiamo un'importantissima dichiarazione, non soltanto d'amore, ma anche di altro. Leggiamolo insieme. Amore mio, ti ringrazio per i bellissimi momenti passati insieme. Sono stata benissimo con te e ho veramente trovato una gioia in tantissime occasioni con te al mio fianco. Ti volevo dire che mi ha scritto il mio ex e mi ama veramente e non so cosa fare. Ho riflettuto molto prima di prendere questa dolorosa decisione. Addio. Ma quanto cazzo sei stronza? Ma no! Allora, in primis c'è un motivo per cui ti sei lasciata col tuo ex. E non penso che le cose siano andate veramente bene, per cui è raro veramente che due ex si trovino bene dopo essersi rimessi insieme. Cioè, non se vi lasciate, basta, è finita. No, no. E lasci sto poretto che ti ha trattata così bene, con cui hai provato tantissime gioie. E come lo lasci poi? Cioè, gli fai tutto sto papiro bellissimo e poi alla fine, addio. Cioè, per me sei morto, non esisti più. Chi sei tu? Chi ti conosce? Cioè, il tuo nome da rapper è Young, più l'ultima cosa che ti ha reso felice. E ovviamente il genietto in questione ha scritto Young. What? Ma ha capito il gioco? Ma sa proprio di no. Te amo, that's Spanish. Io no, that's Italian. Ma io non ho capito. Cioè, perché scrivono prima spagnolo e poi inglese? Se scrivi spagnolo, continua in spagnolo. Ti ho beccato. In realtà non sai lo spagnolo, era soltanto per fare il figo. Sono ritornata single, non lo sopportavo. Stupido, insensibile, che non capisce niente. Adesso basta. Questo è stato scritto alle 11 di sera. E poi, a mezzanotte, troviamo un nuovo messaggio con scritto... Mi ci sono rimessa. Giusto un'ora è durata questa tua decisione. Si vede proprio che sei una che sa prendere le sue decisioni e portarle fino alla fine. Ho voglia di me? Di Mac? Ma scusa, che c***o pensavi tu? Ma chi ti vuole? Voglio un McChicken, i McNuggets da 6. Aggiungi maionese, ketchup. Facciamo anche la Coca-Cola con le patatine e il milkshake. Va bene? Qua invece, per la prima volta nella storia, abbiamo una friendzone finita bene. Pensavate che stavo per dire finita male? Invece no, questa volta non vi deludo, finisce bene. Questa è la cosa assurda, infatti. Tu sei mai stato friendzonato? Dipende. Ti vuoi mettere con me? Sì! Che bello! Sono contenta per una volta, ragazzi! Ti amo, Daniele! Pizziamoci! Sarò il tuo pomodoro e tu la mia mozzarella. Ti inforno a 90 gradi! Sono senza parole. Mi hai conquistata, sono cotta! Questa è stata la dichiarazione d'amore più bella che io abbia mai sentito in vita mia. Adoro! Hashtag pizziamoci. Ho detto a Monica di lasciarsi alle spalle le cose inutili e futili e di concentrarsi su quelle che contano veramente. Bravo, e lei? Mi ha lasciato. Oh my god, che stronza! Lui è stato così tanto carino a darle un bel consiglio e lei ha preso il consiglio alla lettera. Allora, qui abbiamo un ragazzo che è molto... molto indeciso su cosa prova per la sua ragazza oppure amica, non so che rapporto abbiano, e le scrive appunto: non capisco cosa io provi per te. E lei risponde: ah no, scusate, lei scrive a lui: non capisco cosa provo per te. Ok, quindi ok, ricominciamo. Non capisco cosa io provi per te, posso chiederti una cosa? Anche due. Il corsivo come si fa? Non me lo ricordo. Sei serio? Penso che lui le abbia dato la risposta che lei tanto cercava. Io questo lo prenderei come un... Passiamo avanti. Sono Luca, il fidanzato di Chiara. Potresti smetterla di chiamarla in continuazione prima di venirti a prendere qualcosa che non si legge, non si capisce cosa abbia scritto. Quanto odio quando pubblicano gli screen e poi censurano le cose. Il ragazzo risponde: gli ho prestato GTA 5 della PlayStation 4 più di un mese fa e non me l'ha ancora ridato. Bitch, dagliela subito. Detto così... Detto così non sembra che intendessi quello. Ah ok, scusa, ce l'ho io a casa, te lo faccio avere domani. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi prestate i vostri videogiochi
i vostri amici. Io è una cosa che odio, odio prestare le mie cose agli altri, cioè, ve lo giuro, è una cosa che non mi piace, non mi piace. Mi spieghi perché mi hai aggiunto al gruppo della tua famiglia? Ma come, non sei contento? Non conosco nessuno, ma poi cosa c'entro io con il gruppo della tua famiglia, scusa? Perché sei come un fratello per me. Fratello Zond, manco amico Zond, fratello Zond, ragazzi, peggio di così non si può. E detto questo, appunto, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Detto questo, un bacione grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!